Ben ritrovati, sono sempre Donatella Bartolomei e sto registrando questo ciclo di video di presentazione di buona parte dei miei corsi, dei corsi da me proposti. Ora, in questo video, parlerò dei miei corsi cosiddetti, qui ci mettono un calderone, tutta una serie di corsi sperimentali. Perché non trovo un nome più appropriato, diciamo così, sono i corsi senza nome, con piacerebbe intitolare questo video. Poi scorrendo nel mio canale troverete registrazione di presentazione dei miei corsi di teatro, dei miei corsi di canto e sperimentazione vocale, di cui accenno anche lì, corsi sui tarocchi, lettura espressiva, dizione, eccetera. Ecco. In questo video parlerò di tutti i corsi che io faccio. Diciamo atti a lo sviluppo della creatività, a svolgere un lavoro di maggiore conoscenza di se stessi, la ricerca dell'armonia personale, il lavoro su di sé attraverso il linguaggio artistico, creativo e simbolico. Che cosa vuol dire questo? Per esempio, uno di questi corsi l'ho già presentato in un altro video, che sono i miei corsi sui tarocchi. E non si tratta di corsi per imparare a leggere il futuro o diventare delle cartomanti spillasoldi, ecco, non è quello. Fa parte proprio dei miei corsi sperimentali. Ce ne sono diversi altri. Per esempio, in un altro video, quello dove parlo dei miei corsi di canto, accenno anche alla sperimentazione vocale, che è un mondo estremamente vasto del quale io mi occupo come artista proprio nella produzione sia di spettacoli che di registrazioni, quindi anche di album, ed è una ricerca vera e propria che non ho inventato io, ma io ho la mia sulla sperimentazione vocale. E così ce ne sono diversi altri. Per esempio, io ho presentato già da qualche anno un laboratorio che si chiama Alchimia Espressiva. Che cos'è Alchimia Espressiva? Alchimia Espressiva è un laboratorio creativo diretto a quelle persone che hanno voglia di fare un lavoro su di sé, di ricerca, di introspezione, di espressione di sé, di scoperta dei propri talenti, come ho già detto, anche di aiuto allo sviluppo della propria creatività, di ricerca del proprio genio interiore attraverso il linguaggio artistico. Il linguaggio artistico intendo il linguaggio artistico di cui io mi occupo, perché non sono una tuttologa, non mi piacciono i tuttologi, e io stessa quindi parto da quello che faccio io, insomma, non mi invento niente. Quindi il linguaggio utilizzato, gli esercizi, il contesto, parliamo di un corso collettivo, corso collettivo in presenza, anche se poi io ne avevo creata anche una versione online, che è pur possibile anche andare a ripescare, volendo, ma ne parleremo in seguito. Comunque sia, riguarda un. Ecco. Questi video sono fatti in qualsiasi momento, diciamo, della mia vita casalinga, e i miei cani ogni tanto. Stava partendo Brian, vediamo se riesco. Il bello della diretta, anche se non sono in diretta, Brian. Ecco, però così vi presento Brian, seduto, bravissimo, fermo, uno dei miei cani amati. Allora, stavo dicendo, Alchimia Espressiva è un laboratorio attraverso il quale si lavora con il linguaggio teatrale, con il linguaggio musicale, si userà molta musica, si useranno esercizi di training teatrale, esercizi vocali, si lavorerà con la vocalità, con la libera espressività vocale, con la sperimentazione vocale, col training corporeo e con vari altri mezzi, diciamo, di gioco, inteso gioco non come banalità, ma come play, jouer, ok? In inglese, in francese, per esempio, recitare si dice play e si dice jouer, quindi gioco come libertà espressiva di sé. Non perché uno vuole fare in questo caso un corso di teatro o un corso di canto o un corso di una materia specifica, ma sono dei mezzi per lavorare sulla propria espressività. Ok? Poi io faccio anche il corso di teatro per chi vuole fare teatro, il corso di canto per chi vuole fare canto, ma questo è un altro discorso. Alchimia espressiva
vuole proprio essere un laboratorio creativo molto ampio, dove si andranno a fare delle scoperte di grande fascino. Almeno ci proviamo. Poi è chiaro che ognuno può valutare l'esperienza piacevole o meno a seconda del suo modo di essere e dei suoi gusti. Io non ho alcuna presunzione di voler piacere a tutti, anzi non mi interessa proprio, anche perché nessuno piace a tutti e nessuno non piace a nessuno. D'altro lato. Quindi è un lavoro per chi si appassionerà, un lavoro di grande entusiasmo, di grande carica, darà tantissima energia, ok? E questo è alchimia espressiva. Poi ce ne sono altri che io ho creato nel tempo e altri ne elaboro in continuazione. Il tutto viene dalla mia formazione stessa e dal mio essere artista, perché io comunque. Non lo dico per tirarmela essere artista, ma nel senso che siccome io vivo su di me, prima di tutto, la sperimentazione vocale, la sperimentazione teatrale, il lavoro di ricerca, il lavoro sul simbolismo, io faccio dei lavori surrealisti, espressionisti, assolutamente surreali, con le musiche sperimentali, lavorando in modo sperimentale con la mia voce, ho anche fatto tantissime registrazioni. Oltre a spettacoli anche all'estero, comunque chi volesse andarli a sentire, il mio modo di lavorare è importante. Se si sceglie un maestro, è importante cercare di capire in quale mondo si sta entrando, perché un maestro è un mondo a sé, è un insieme di esperienze, è un artista con una sua storia, con dei suoi intenti, con delle sue idee, una sua anima che sta facendo un percorso. Quindi è importante anche documentarsi e provare possibilmente per capire se è in sintonia con quello che io sto cercando. Quindi, alchimia espressiva, ma ce ne sono molti altri. Per esempio, sulla simbologia, come quei lavori sui tarocchi, ho fatto i tarocchi creativi, i tarocchi narranti, teatro dei tarocchi, che sono stati tutti lavori in cui si lavora sugli arcani come archetipi dell'inconscio umano attraverso la immedesimazione, la teatralizzazione, il gioco espressivo, eccetera, eccetera. Altri ne ho fatti sui simboli, ho creato altri percorsi su altri simboli, perché il simbolo si lega in modo perfetto a tutto il lavoro creativo, l'essere umanico, sì. L'essere umano si esprime attraverso il simbolo. Dalle sue origini e continuiamo ancora ora. Cosa credete? Che la parola, la parola scritta, per esempio, non è un insieme di simboli? I tarocchi non sono simboli che creano un alfabeto? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo anche sul simbolo. I miei corsi su questo tipo di lavori sono sempre corsi in cui si agisce in prima persona, non si sta seduti su un banchetto fermi a scrivere. Sono corsi in cui si fa, ci si mette in gioco. Caratteristica fondamentale per aderire a questo tipo di lavori è la voglia di mettersi in gioco. Se uno non ha voglia di mettersi in gioco, è meglio che non li faccia questi lavori, perché non si troverà bene. Lo dico proprio per onestà, a me piace, io sono un amante della massima trasparenza, della massima autenticità, della coerenza, dell'apertura, possibilmente del comunicare a cuore aperto. Non sempre ci riusciamo, io stessa non sempre ci riesco, però ci provo, mi ci metto d'impegno. Quindi è fondamentale però nell'approcciare questo tipo di lavori, porsi assolutamente a cuore aperto. È fondamentale. E se ho difficoltà nel farlo, però almeno la volontà. Perché sono lavori dove poi c'è l'interazione con gli elementi del gruppo, non sono lavori individuali. Attenzione, questi sono percorsi collettivi. Poi può esserci un corso collettivo anche di 3 persone. L'ideale per me, questi gruppi, come per teatro, è dalle 5 alle 10 persone. Se sono di più, no, perché si disperde proprio anche l'attenzione al singolo, che è fondamentale. Piuttosto faccio più classi, ma si può essere anche un gruppo di 4, ci può essere anche un gruppo di 3, però c'è sempre un'interazione con gli altri soggetti, si crea un gruppo di lavoro.
Altri lavori sperimentali, chiamiamoli così, di cui mi occupo sono quelli invece legati alle materie. Per esempio, come ho già citato, la sperimentazione vocale. Uno può decidere di non fare canto, ma di fare sperimentazione vocale. Chiaramente la tecnica di base da costruire, anzi la tecnica di base, la tecnica per fare sperimentazione fatta bene poi deve diventare avanzata perché la sperimentazione richiede uno studio nel tempo. Però, voglio dire, la tecnica vocale va sempre fatta, sia se si fa canto, sia se si fa sperimentazione vocale. Ok? Però è un altro percorso, un percorso in cui ci si crea col linguaggio, scusate, con la voce, in modo creativo, non si può spiegare. Queste sono cose che io non posso ridurre in soldoni, in 3 paroline. Andate a sentirvi i miei lavori sperimentali. Ma andate a sentirvi anche i lavori sperimentali di grandi maestri, tipo di Amanda Galas, oppure c'è Meredith Monk, oppure ce ne sono altri, insomma, non tantissimi, perché non è un ambito battutissimo. Ecco. Io ho un mio modo di fare sperimentazione vocale che si unisce alla sperimentazione teatrale. Non divido anche la creazione dei linguaggi arcani. Io lavoro anche sui linguaggi arcani, che sono linguaggi inventati, ma non a caso. C'è proprio un abbandono, entrare in un flusso, entrare in connessioni con le parti più elevate della nostra psiche. Entrare in connessione ed essere, mi piace dire questa frase, ma la sento molto, essere dei tramite, essere un tramite, scusate, per più alte energie. Poi vediate queste alte energie come meglio credete. Per farvi capire, sto cercando con le mie parole di farvi entrare in un mood, per chi non avesse dimestichezza con questo genere di cose. Ecco, vi state perdendo Brian che si rotola. Non sposto la webcam per paura che mi si stacca, ma sarebbe da vedere. Eh? Una sperimentazione fisica di movimento fantastica. Così come i corsi di sperimentazione teatrale, anche lì legato al teatro, però teatro, lavoro, io faccio i corsi di teatro sempre col mio metodo, che va sempre a pescare, scusate, nello sperimentare la ricerca, perché io sono così, però sono corsi di teatro più, diciamo così, tradizionali, anche se io non sono molto tradizionale, anzi, colgo le tradizioni che mi interessano, vedi la dizione fondamentale, però non faccio corsi quadrati, schematici, sono in divenire, c'è un mio metodo, ecco, non lo voglio neanche definire. Ma il corso di sperimentazione teatrale è un corso proprio sulla sperimentazione teatrale. Eccetera, eccetera. Quindi per riassumere, io creo tutta una serie di percorsi che riguardano sia quelli di cui ho parlato prima, il lavoro su di sé per chi non è interessato in quel caso a fare teatro, a fare canto, a fare una materia artistica, ma vuole fare un lavoro su di sé attraverso il linguaggio creativo. E allora c'è alchimia espressiva e ce ne sono svariati altri. Poi ci sono i corsi sperimentali legati alla materia, quindi vedi sperimentazione vocale, vedi sperimentazione teatrale e vedi anche la possibilità, che è il mio pane, diciamo, quotidiano creativo, sperimentazione vocale teatrale assieme, però quello è già più avanzato, nel senso che presuppone vi siano già determinate basi, sia a livello teatrale ma soprattutto vocale, perché si possa già partire da un certo punto. Mentre invece alchimia espressiva, tutti gli altri corsi possono essere affrontati sia da persone assolutamente principianti, cioè che non hanno mai fatto nulla di tutto questo, sia da persone che hanno già esperienza o hanno anche già tantissima esperienza. Comunque, come in tutti i video che sto facendo, sotto trovate il mio telefono, la mia mail, potete contattarmi col telefono, preferibilmente con un messaggio, poi concordiamo una chiacchierata telefonica se volete. Scrivetemi che vi posso fornire tutte le informazioni che volete, i dettagli anche sul mio lavoro, ma oltre al mio curriculum anche audio, video da sentire, da vedere, esempi, possiamo, ecco, scritti, insomma, tante cose. Oppure uno mi può chiedere, e in particolare sui corsi sperimentali,
mi sento di concedere molto volentieri questa cosa. C'è chi mi può chiedere una videochiamata, tipo questa, ma in diretta. Lo faccio volentieri perché sono degli argomenti più complessi, meno noti, e quindi magari c'è bisogno di quell'attenzione in più per poterne parlare, per poter comprendere di cosa si tratta. In presenza io lavoro in questo momento della mia vita, poi se uno vede questo video da, tra 3 anni, magari sono da tutt'altra parte, quindi mi chieda, nel caso. Comunque ora siamo a, diciamo, dopo la metà di agosto, siamo al 20 agosto 2024, le zone fisiche dove lavoro adesso sono la provincia di Novara, la provincia di Varese, la provincia di Milano, cioè Milano, Novara, Varese, bene o male questa zona qua. Però io come seminari, quindi come, diciamo, eventi non continuativi, posso proporre questi miei corsi anche in luoghi lontani, cioè mi sposto, dovessi avere una proposta, vieni a Perugia, dove tra l'altro ho vissuto anche, a fare un seminario di alchimia espressiva, io mi sposto molto volentieri. Questi non sono solo corsi continuativi, possono essere anche degli stage, di una giornata, di 2 giornate, di qualche giornata, assolutamente, in un tempo, diciamo, limitato. Per quanto riguarda l'online, il mondo sperimentale non è proprio adatto, perché non è come corso di dizione o di lettura espressiva che posso proporre anche online. È un corso che presuppone la presenza. Però nel periodo in cui c'era il Covid, c'erano tutti i blocchi, ecco, io avevo proposto alchimia espressiva anche in formato online e c'è una possibilità di poter creare un laboratorio. Ovviamente, consapevoli tutti che le possibilità espressive sono minori perché siamo davanti a un computer, anche se siamo estremamente creativi, ecco, e possiamo fare le cose bellissime come già ho fatto e sono rimasta stupita dalle cose belle che si possono fare anche online perché entriamo nell'utilizzo delle risorse, quindi quando una persona o più persone sono creative, si accende il genio. Si può fare qualsiasi cosa e anzi il fatto di avere una limitazione ti accende ancora di più la lampadina, no, dell'essere creativo. Quindi alchimia espressiva si può valutare anche un aspetto online, se ne può parlare. Comunque di tutto si può parlare, contattatemi. Questi corsi sperimentali sono tutti diretti agli adulti. Non sono proposti ai ragazzi e men che meno ai bambini. Sono corsi per adulti. Cosa vuol dire per adulti? Vuol dire dai 18 anni in avanti, senza limite d'età. Uno può avere anche 120 anni, è il benvenuto. Quindi corsi per persone adulte. Io vi ringrazio, qui mi fermo, chiedetemi pure tutte le informazioni che volete e io sono su questi temi, ovviamente. E io sono a vostra disposizione. Ciao.